Buongiorno a tutti, come avrete visto dallo short, oggi andremo a realizzare la striscia 32x8 con anche la sua custodia in stampa 3D e quindi andremo a vedere come realizzarlo veramente in pochi semplici passaggi, però subito dopo la sigla. Bene, come vedete, già posizionati sul tavolo ci sono le parti necessarie per realizzare questo piccolo progettino. Allora, la striscia VLED, quindi la 32x8, il nostro alimentatore che alimenterà la nostra striscia VLED e, come sempre, il nostro mini ESP32. Quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno delle confezioni. Qui ovviamente c'è la nostra bella striscia QLED con i suoi attacchi. Poi c'è il nostro alimentatore. Questo è un alimentatore 5V 8A e il nostro ESP32 con i suoi supporti che ne useremo solo tre. E ci servirà anche il connettore rapido da mettere come supporto alimentazione aggiuntivo. Andiamo subito a stagnare i contatti, quindi i contatti necessari per far funzionare l'ESP32. Io li avevo già preparati, potete prepararveli anche voi. Bastano tre fili con attacchi rapidi. Andiamo sempre a dare un po' di stagno per facilitare l'estrazione. Diamo un po' di stagno. Qui ce n'era poco. Ok, andiamo a mettere più 5 volte. Benissimo. Quindi il ground e il din, che è quello che porta segnale. Benissimo, andiamo a mettere anche l'alimentazione supplementare. Tanto la mettiamo, poi dopo vi spiegherò che bisognerà rimuoverla per poi collegare la stampa 3D finale. Provvisoriamente la colleghiamo. Andiamo qua sul 5V. Il ground, sempre il filo nero. E la parte, diciamo, di stagnatura l'abbiamo fatta del pannello. Il pannello lo mettiamo da parte. Andiamo a prendere il nostro ESP32. Prendiamo i contatti, questi qua, e ne prendiamo solo tre. Quindi andiamo a tagliare quelli che non ci servono. 1, 2, 3 e via. Ok. Ok, andiamo a stagnare i contatti. Allora, la cosa migliore è posizionare i contatti. 5 volte ground ED1. Gli diamo una prima stagnata a un contatto. Gli diamo una prima stagnata a un contatto e poi verifichiamo se è dritto. Verifichiamo che sia dritto. Vedete che è storto? Tutto storto. Ok, a questo punto andiamo a prendere il nostro stagnatore. Molliamo un attimo e raddrizziamo. Ok, e adesso è quasi dritto. Circa, insomma. Basta che sia abbastanza dritto. Lo vedo completamente storto. Ok, una volta visto che è tutto dritto, andiamo a stagnare gli altri contatti. Ok, andiamo a stagnare gli altri contatti.
Poi, siccome questo deve stare all'interno della scatola, andiamo a rimuovere. Siccome deve stare all'interno della scatola, io rimuovo sempre lo zoccoletto, quello di guida, e vado a girare i contatti in modo da ottimizzare anche lo spazio. Quindi ho girato i contatti in maniera tale che messo dentro all'interno, vedete, è piatto, completamente piatto e non abbiamo nessun tipo di problema. Questo ci permette di inserire i contatti direttamente qua senza occupare troppo spazio. Andiamo a verificare che le stagnature abbiano tenuto. Perfetto, le stagnature sono integre. E se volete potete andare a pulire le stagnature con un po' di alcol isopropilico per fare un lavoro più pulito. Adesso andiamo a vedere sul PC come configurare l'SP32, che comunque potete vedere anche nel video precedente, ma ve lo faccio rivedere. Venite con me. Eccoci qua, adesso vi faccio vedere come si installa il VLED all'interno dell'SP32. Avete sempre bisogno del solito cavetto USB. Andiamo ovviamente sulla pagina install.vled.me, che comunque vi lascio in descrizione. Colleghiamo il nostro SP32 alla porta USB. E se non avete ancora installato il driver, mi raccomando, seguite il passaggio 2 premendo No Device Found e installate il CX34X, sempre con la modalità di gestione delle periferiche, che vi avevo fatto vedere nell'altro video. Comunque, chi se l'è perso, semplicemente andando su gestione dispositivi, ecco qua. In questo caso è già installato CH340 in COM4. Se ve lo trova qua sopra, vuol dire che non è installato. Semplicemente gli date la direttiva del driver nella cartella e l'avete installato. A questo punto io procedo con install. Lui lo troverà fra le porte, eccolo qua, USB 2.0 COM4, lo facciamo connetti, install VLED, install. Ok, praticamente installato, andiamo su Next, inseriamo il nome della wireless e la password della nostra wireless. Visit device. Quello che vi consiglio di fare subito è di togliere il power, quindi deve stare nero, andare subito in configurazione, wifi, e dare un indirizzo statico al nostro SP32, così lo troviamo più facilmente. Qui date l'IP, qui date il gateway, la subnet mask è sempre quella del router. Potete anche dare un nome se volete al nostro, possiamo chiamarlo, ok, diamo salva. Una volta salvato, ovviamente qua sopra dobbiamo andare sull'indirizzo 12 che abbiamo inserito, perfetto. A questo punto possiamo inserire il nostro SP32 nella striscia VLED, quindi tornate di là con me. Eccoci qua di nuovo. Allora andiamo a collegare il 5 volt, praticamente sono in scala, ve li ho messi proprio in ordine, quindi avete il 5 volt qua, il ground qua, 5 volt, e i dati qua, quindi non potete sbagliare. L'SP32 viene alimentato direttamente da questo alimentatore qua, quindi dall'alimentatore. Adesso lo giriamo perché la parte dritta è questa, i contatti sono il basso sostanzialmente, quindi andiamo ad alimentare il nostro VLED e già cominciate a vedere qualcosa. Adesso vi spengo un po' di luci, così qui potete vedere l'illuminazione. Quindi per configurare dovete andare sempre sulla configurazione, andate su LED Preference, inserite 8000 come ho inserito io qua,
Poi qui dovete mettere 256 LED, ovviamente, qui non toccate nient'altro e date sempre salva. Poi andate su 2D Configuration, inserite 2D Matrix, inserite 32x8, non toccate nient'altro e qua sotto dovete mettere Bottom, Right e Vertical e Serpentine. Date sempre salva. A questo punto, tornando nel pannello generale, date il power. Se il LED si accende in questo modo, vuol dire che la configurazione è avvenuta con successo. Potete andare anche a selezionare vari effetti e salvarveli qua. Per esempio, io voglio questo che mi piace. Andate a fare il filtro. Per effetto, ovviamente. Mi piace il Matrix, che è molto carino. E ovviamente lo scrolling text. Lo scrolling text è uno degli effetti, diciamo, più bellini. Potete andare anche a impostare un testo. Una volta messo il testo, date il via e lui in automatico scrollerà la scritta che avete deciso di mettere voi. Potete anche dare un preset, quindi salvarvele tutte qui sulla destra e potete scrollare in automatico i vari effetti senza doverli andare a ricercare ogni volta. Qua sotto potete dare la velocità del testo, quindi più veloce, più lento, come volete. Questa è la centratura, quindi potete andare anche a centrare il testo a seconda di come lo volete. E qui ci sono varie altre funzionalità. Ah sì, e questo qui è la grandezza del font. Quindi può anche riempire tutto oppure lo volete più piccolo, potete metterlo più grande e poi magari posizionarlo più in basso. Sì, insomma, potete divertirvi con le varie impostazioni, quindi poi vedremo come andare a inserire questa striscia LED all'interno del suo contenitore, che è molto semplice da stampare. Vi lascio in descrizione tutti i link e quindi nel prossimo passaggio andremo a vedere come inserirlo nel box. Bene, tutto pronto, venite con me di là e intanto vi lascio un piccolo scorcio della stampa 3D. E devo ringraziare il mio amico Yuri perché senza di lui non ce l'avrei fatta. Grazie mille perché la mia stampante purtroppo con tanto freddo non ce la fa a stampare questi tipi di pezzi. Grazie mille e venite di là così vi faccio vedere come assemblare il tutto. Eccoci qua, adesso vedremo come assemblare tutto questo bel display all'interno della nostra bellissima stampa che ci ha fatto il nostro amico Yuri. Quindi andiamo ad aprire la scatola, questo lo possiamo mettere da parte. Andiamo ad aprire la nostra bella scatola. Qui abbiamo tutta la parte della rifrazione. Qui all'altra parte della rifrazione. Allora, sostanzialmente, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a mettere sicuramente da questa parte perché abbiamo l'attacco del jack che deve andare fuori di qua. Qui basta solo aprire questo. Quindi
Bene, una volta aperto il foro, basta solo togliere praticamente e pulire un pochino in maniera tale da far passare il nostro attacco. Munitevi anche di biadesivo. Adesso andiamo a dissaldare il nostro contatto, perché ovviamente dovrà passare dal buco. Ok, è talmente preciso che si avvita senza neanche dover rimettere. Se volete potete metterli, ma non servono, perché è bello solido. A questo punto andate a ristagnare i contatti. Perfetto. A questo punto ricordatevi qual è il superiore e inferiore, quindi deve andare ovviamente dalla parte giusta. E vi ho detto il biadesivo, giusto? Il biadesivo serve perché così questo lo fermiamo qua. Quindi questo qui sarà qua. E questo lo fermiamo qua. Perfetto. Prendete un pezzo di biadesivo. Più o meno prendete la misura, così, qui, così, quindi qui, allora questo, magari mettete più di un biadesivo, io ne metterò magari un 2 adesso, così si ferma bene, poi anche se si muove dentro non c'è problema. Concetto è, dove c'è il metallo andate a bloccarlo lì, ok, bloccato così, dopodiché lo inseriamo. Inseriamo uno, inseriamo anche questo. Così. Inseriamo questo, dovrebbe cadere tutto giusto. Se tutto è andato a buon fine, ta-da! Direi che ci siamo ed è venuto veramente bellissimo.
qua i progetti messi in ordine. Questo qui è il telecomando, questa qui è la scritta che scorre. Poi possiamo fare un sacco di effetti, dietro c'è tutta la parte del LED. Bene, abbiamo visto come realizzare il nostro bel pannello VLED con la stampa 3D e quindi ora tocca a voi. Semplice, veloce, dai, veramente facile. Se avete qualche domanda, scrivetela in descrizione. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, un bel like e se non l'hai fatto, iscriviti al canale. Come sempre, state sereni. Ciao a tutti! Ah sì, e se ti è piaciuto il video, un like e un condividi, mi raccomando. Grazie, ciao ciao.